La prima, l'ho già detto in altre due occasioni simili a questa, è un apprezzamento per il metodo. Trovo molto utili questi momenti di restituzione del lavoro svolto. Li trovo molto utili e però devo ripetere quello che ho detto l'ultima volta, la platea dovrebbe essere certamente questa, cioè di esperti, persone che seguono il tema, coloro che hanno scritto il rapporto, dovrebbe essere la platea però, soprattutto in questa fase storica, dei direttori generali, tecnici, amministrativi, degli dirigenti apicali di ISPRA, di coloro che stanno progettando il sistema. Vedo in sala il mio amico Giuseppe Bortone, che è direttore generale di Alpe Emilia Romagna, non mi pare di aver visto altri colleghi. Per il futuro questo è un punto di metodo di lavoro importante, perché stiamo costruendo un sistema, ha detto bene Bernardo De Bernardinis, questa cosa va collocata nel momento storico in cui siamo, e quindi bisogna studiare. La scuola di formazione che abbiamo fatto ad Aramba, vi invito, compatibilmente con i molti impegni di tutti, a dare un'occhiata almeno ad alcuni degli inserti video che sono pubblicati sul sito internet di ARPA Veneto, ha avuto, come quella di Cagliari e come avranno le prossime edizioni, l'ambizione di costituire un momento in cui si riflette nel merito di problemi concreti, ma in un'ottica più ampia. Sapendo con consapevolezza che stiamo vivendo una fase storica fondamentale, epocale, un'occasione da non perdere. Nel merito, il rapporto l'ho visto molto velocemente, adesso con attenzione ascolterò l'illustrazione. Ne sottolineo alcuni aspetti che mi hanno colpito. Molto bene la restituzione di risultati, molto bene alcuni focus sulle prospettive. Emerge, come in tanti altri campi dell'azione del sistema, una forte differenza. Per esempio, a me sarebbe piaciuto vedere una sezione di benchmarking dentro il rapporto strutturata su questi argomenti. Si vedono grosse differenze. Allora, per questo non posso che sottolineare il riferimento che ha fatto Stefano Laporta, che ha fatto anche Giuseppe Lopresti, sul fatto che bisogna investire risorse su queste attività. Questo è un tema che è uscito anche in conclusione dei lavori di Arabba. Per le agenzie regionali, perché io sono vicepresidente del sistema, eletto dalle agenzie regionali, per le agenzie regionali questo è un focus di lavoro fondamentale. Per cui apprezzo e sottolineo l'osservazione fatta dal direttore Laporta, che su questa materia è necessario investire, del direttore Lopresti, che su questa materia è necessario investire in termini di risorse e di persone. La struttura del rapporto è molto bella, consente di fare dei focus regione per regione. Mi dispiace notare che manca una regione. Riprendo poi un'ultima osservazione che ha fatto Bernardo De Bernardinis. La legge 132 è legge dello Stato, è un patto fondativo. Abbiamo citato ad Arabba l'articolo 54 della Costituzione, che ci chiede di rispettare, oltre che la Costituzione, le leggi e adempiere al nostro dovere con disciplina ed onore. Per questo motivo è necessario che la costruzione del sistema in questo momento sia al centro del nostro pensiero. Il centro del nostro pensiero deve essere questo, il nostro pensiero strategico. E il momento di lavoro comune che il presidente Bonaccini ha proposto al ministro Galletti rappresenta, secondo me, lo strumento fondamentale per fare questo lavoro. C'è un triangolo, il ministero, lo Stato da una parte, le regioni dall'altra, il sistema come terzo polo di questa architettura. Su questo argomento, che sembra, come dire, alto e solo istituzionale, io credo debbano essere ricondotte le riflessioni anche di tipo più tecnico che si fanno nei seminari come questo. Quindi chi opera su una specifica materia deve sapere che in questo momento la soluzione alle problematiche che percepisce sta in quel contesto. Deve stare in quel contesto.
Ultima cosa che mi piace sottolineare è che ha detto bene Stefano Laporta, e io credo che in questo lavoro che viene presentato oggi si percepisca molto bene la duplice dimensione del controllo. Anch'io credo, come tanti, come tutti, che il controllo abbia due dimensioni. Una è quello propriamente repressivo, sanzionatorio, che trova peraltro nella legge 68 del 2015 anche una chiave intelligente e tecnica di essere esercitata anche in termini migliorativi di processi ambientali. E poi c'è certamente il tema del controllo come controllo qualità, quindi accompagnamento, far crescere la cultura d'impresa, far crescere per dare alle parole sviluppo sostenibile, compatibilità dello sviluppo, un significato concreto che sia oltre lo slogan, cioè uno sviluppo innanzitutto che manifesti compatibilità. Tutte queste cose io credo si percepiscano e si leggano nel documento. Le due relazioni che abbiamo in coda sono entrambe relazioni, almeno a giudicare dal titolo, poi adesso li ascolteremo, Giuseppe Sgorbati e Franco Sturzi, che hanno bene al centro questo tema della congruità tra funzioni, controllo e assetto istituzionale, e quindi penso che sarà molto interessante ascoltarli. Grazie.